Miglio per indigeni di 3 anni, 18 al via. Favori del pronostico per l'Inzena, 3 a 3, 15 Lino Kelly SM. A 5,70 Legacy di Poggio. Sotto 10 anche Lambo Play, Lina Speed SM e Logos. Male in partenza il 15, l'Arix della Buzia. Maluccio anche il 16, Libby Girl Run. Mezzo meccanico che prende velocità con il numero 5, l'Inzena in vantaggio. Galoppa il 6, Lampo Petral. Seconda posizione il numero 1, Lidia Maesta. L'errore del numero 3, Logos. L'errore della battistrada, l'Inzena. A tabellone anche la favorita, 14-1 i primi 200. Completamento della piegata, 400 di corsa in 30. A largo si impegna il numero 7 Lino Kelly SM, che va a chiedere strada a Lidia Maesta. Operazione che riesce, Giampaolo Minucci. Nuovo battistrada con Lino Kelly. 45-2, 600, 15-2 di frazione. A tabellone sono finiti il 3 Logos, il 4 Lancilotto Koff, il 5 Linzena e il 6 Lampo Petra. Penultima piegata con Lino Kelly leader su Lidia Maesta. A largo si impegna il numero 11 Lambo Play. In corda c'è sempre il numero 2 Lambert AS. 1-1-7 gli 800. All'esterno però la risalita il 14 Lina Speed SM, la cui scia è presa da Legacy di Poggio. Cavalli che adesso transitano al chilometro in 1-16-4 con un 14-7 di frazione. Lino Kelly accelera, Lidia Maesta rimane seconda in corda a precedere Lambert e poi Lina Speed, piegata conclusiva. I cavalli che sono a 400 dal palo, Lino Kelly in buon vantaggio nei confronti di Lidia Maesta, sbaglia Lambert AS in terza posizione, allora si affaccia il numero 14 Lina Speed SM, gli altri che fanno fatica a progredire, si entra addirittura d'arrivo con Lino Kelly in chiaro vantaggio, Lidia Maesta che è attaccata da Lina Speed, ultimi metri di corsa, Lino Kelly SM in vantaggio, il portacolori della Mondial Sport che ha comode 5 lunghezze di vantaggio sul resto del gruppo. Lino Kelly, Giampaolo Minucci vengono a vincere. Seconda è Lidia Maesta che replica alla numero 14 Lina Speed SM. Dovrebbe essere 7-1-14 il probabile ufficioso arrivo.